Ju box ho bisogno di te. Che cos'è? Ho bisogno di te. Guardo il mare, ho bisogno di, qualche, di uno spunto per iniziare, qualcosa di originale. Si sei anche detto box da noi. <ride> ho messo a due euro, ma spero... 2 euro hai messo? Eh <ride> certo. Te la canto. Ok. Come profondo è il mare. Come profondo il mare. Vedi che avevo ragione. Eh, Qua non è profondissimo. Però però in generale eh. puoi trovare il mare profondo. Sì. Profondo come il mare. il mare e il disagio, il disagio, il disagio che stiamo provando personalmente, ma tutti quanti, perché alla fine siamo sempre stati una squadra, quindi lo proviamo insieme. A leggere molti commenti, perché la gente pensa che noi non ce ne occupiamo, invece abbiamo molto a cuore quello che pensate sì ma se io sto facendo il panorama fammi fare il panorama che mi, mi rilassi che ne mi so, mi so, mi mi so che tu ti sei distratto Siamo concentrati su sto bellissima. fatto questa città bellissima peccato che come tu sei è una brutta città, città, persona è bellissima peccato che chi ci ci vive ecco, spesso non ecco, è ecco, un'altrettanto bella ecco. persona ora eh, qualcuno si è preoccupato qualcun altro invece sta godendo ma come un riccio sta godendo Uh, Sull'ultima notizia che è apparsa in queste ore uh, su alcuni organi di stampa, ma anche sull'ANSA, perché il presidente dell'Ordine dei giornalisti, mh, Piero Ricci, me lo aspettavo, sarebbe stato uh, preoccupante non fosse intervenuto l'Ordine dei giornalisti, così come, ma lo dico senza troppa polemica, preoccupante è stato quando non è intervenuto tutte le volte che invece siamo stati aggrediti, insultati, uh, maltrattati in ogni modo. Quando raccontiamo le storie nelle strade e della città di Parigi. Ma il presidente, che è una persona. No, no, no ma il presidente sarà a guardare tutte le cose che facciamo. Bene, diciamo che tra tutte le persone. Con che... altrettanta solerzia. No, non è con tutte le persone. Fratezzi, che... eh, con tutte le persone, Tino, non mi provocare tu, sarò veramente adesso ti faccio capire come profondo il mal. Telecamere è tutto. <ride> Perdonami, non era una minaccia, era soltanto una Consiglio. promessa. <ride> Dicevo nemmeno una persona che attiene all'istituzione giornalistica si è mai accorta di quello che ci capita per strada tutti i giorni ma fa niente, superiamo noi l'abbiamo sempre superata questa, questa cosa qua giustamente e voglio ribadire giustamente vi leggiamo la nota che il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti ha scritto dopo aver letto quella parte di carte dell'inchiesta uh, dell codice interno sul fatto che io avrei uh, lavorato durante il periodo di sospensione tra giugno e luglio del 2019 e che fossi, non so se anche su questo, sicuramente sul fatto gravissimo fosse vero che lavoravo in quel periodo, ma anche nella piena dipendenza ho piegato completamente alle volontà di Olivieri. Ora, la nota dice questo, il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, Piero Ricci, ha segnalato al Consiglio di Disciplina Territoriale la posizione di un giornalista. Perché non scrivete Antonio Locondo il nome e cognome? Di un giornalista, direttore della testata, il quotidiano italiano all'epoca controllata da Olivieri, che nelle intercettazioni dice di aver segnalato a un finanziere il nome del direttore della testata online, di cui era editore, per alcune informazioni in anteprima relative a un blitz che si sarebbe svolto nelle ore successive. Quello che accada a qualsiasi giornalista, certo io l'ho so spesso, non è che l'ho fatto... vabbè, comunque, poi vi dirò. In base alle risultanze delle indagini, riferisce l'ordine, i fatti si sarebbero svolti nel periodo in cui l'iscritto risultava sospeso e che, nonostante il provvedimento di sospensione, le attività tecniche hanno riscontrato essere pienamente attivo nel suo lavoro e privo di qualsiasi autonomia nella sua professione. Che Quindi poi voglio proprio capire: c'è il problema, che, capito, per quello scatto. che abbiamo fatto insieme anche, Mamma capito? Certo. E tu solo sai quanta certo. autonomia eh. abbiamo avuto anche in quel periodo, se non no? ce la prendevamo, ce, ehm. ce la prendevamo è veramente è successo così de prepote bravi è il nostro dovere verificare il profilo deontologico del comportamento dell'iscritto per quanto riguarda il dovere di lealtà, prima soprattutto, prima nei confronti dei lettori e poi nei confronti delle decisioni dell'organo, dell'organismo disciplinare. Quindi eh, è giusto allora, a chi si è preoccupato dicendo: adesso che succede? Adesso che succede? Oh Gabbione! <ride> Te l'ho detto che prima o poi se è andato eh. al Gabione. Diciamo che comunque io sono. Contento che chi ha indagato non ha rilevato miei comportamenti delittuosi rispetto a questo, no? perché vuol dire che nonostante quella melma siamo riusciti a tenerci a galla. Ma, ed è stato complicatissimo, sfido chiunque. Molti, molti miei colleghi che conosco personalmente, nomi, cognomi. Bagu Bagutele, cioè, non, 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 cioè non si capisce, ecco. probabilmente avrebbero avuto delle difficoltà, però non è questo il tema. Il tema è che ovviamente adesso succede che il Consiglio di Disciplina chiederà eh, gli atti per capire qual è questo accertamento tecnico, come io avrei continuato a lavorare nonostante fossi in sospensione. Per due mesi, lo ricordiamo, sospensione per fatti che non riguardavano in nessun modo l'attività di Olivieri, eh, l'attività d'indagine eh, che è venuta fuori in questi giorni, ma erano otto. Già questo era un fatto eclatante all'epoca: otto segnalazioni su argomenti diversi, raccolte in cinque anni. E alla fine della fine su due si è trovato la possibilità di eh, potermi sospendere. Ora, io in quel periodo non ho assolutamente firmato alcun pezzo, anche perché eh, la fiducia, il rapporto di fiducia per chi scrive è la firma, il proprio nome, per chi va in onda, ovviamente è la propria faccia. E anche in quel momento né la faccia e né eh, la firma sono state apposte tra giugno e luglio del 2019, il periodo della mia sospensione. Anche se poi avrò modo, non è questa la sede, di spiegare diverse cose quando evidentemente il consiglio di disciplina mi comunicherà di avere aperto un procedimento nei miei confronti, perché anch'io poi vorrò vedere quelle carte per poter arrivare appunto a giocare a carte scoperte, perdono, amitino. Per spiegare quello che succedeva in quel caso, anche perché. Una redazione di tre persone, una delle quali non era neppure giornalista, con eh, delle pretese particolari. Bisognerà poi capire qual è il lavoro giornalistico, qual è invece un altro tipo di lavoro e se un altro tipo di lavoro nella fase di sospensione poteva essere eh, eseguito eh, al netto di quello che si è potuto evidentemente intercettare perché quante super supercazzole sono state intercettate, voi non avete idea, perché noi stessi poi ne discutevamo fra noi rispetto ad alcune situazioni grottesche e al fatto che probabilmente la scelta di assecondare, assecondare inteso come sì 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 sì, sì, sì e poi invece fare un po' di testa nostra quando era possibile o magari sbobbargli, l'onere anche della firma, del resto era il suo giornale, quindi non si poteva fare diversamente, eh, non potevi ammutinarti per evitare che si scrivesse quel pezzo o quei pezzi in quel periodo poi molto particolare, non ne scrivevamo poi altri. Eh, bisognerà capire appunto una serie di cose, non è questa certamente la sede, noi continueremo a lavorare fino a quando eventualmente sarà preso un provvedimento, qualora ci siano i termini per prendere un provvedimento nei miei confronti, continuerete a vedermi fino a quando questo sarà possibile. Quello guai. Quello è il guaio, seppure, seppure proprio alla luce, perché questo può essere anche un modo per approfondire la tematica sul giornalismo e sull'essere giornalista, no? eh, Seppure bisognerà anche capire qual è la mia intenzione rispetto, a, in maniera più generale, a questa al mio futuro, non al fatto specifico, perché come sempre prenderò le responsabilità delle mie azioni, qualora verranno ritenute non degne dell'appartenenza all'ordine, dei codici deontologici, delle regole, delle norme, ma andando oltre, levando un po' la sticella del pensiero, viene proprio da chiedersi quanto ancora l'ordine dei giornalisti sia tutelante, tutelante del lavoro giornalistico, calcolando... I milioni di problemi che abbiamo noi giornalisti, la concorrenza sleale che ci arriva e la disattenzione totale al fatto che ormai non è più la televisione locale o eh, il, il, il sito internet o qualunque altra cosa che ci impone di essere attenti, ma sono proprio per esempio i social, i gruppi Whatsapp, i gruppi Facebook, tutti quelle, quei social che ti danno veramente da penare perché arrivano sempre prima di te, molte volte persino meglio di te, dico in generale del giornalismo che deve avere un ruolo diverso, deve avere un ruolo di mediazione più ampio. Ma detto questo, dicevo, è proprio pensare a quale sarà il mio futuro perché poi bisognerà anche capire se effettivamente eh, tu ti senti più youtuber, tiktoker, giornalista calcolando che mi sono fatto un mazzo così per diventare prof, un mazzo così, così per diventare professionista a 23 anni Tino all'epoca eh. ora ne so passati no, 23 da quando ho iniziato il percorso quello formale per il professionismo, va bene comunque staremo a vedere farò anch'io le mie riflessioni personali rispetto a questa storia e, e quindi lo saprete perché come abbiamo sempre fatto dico in questo caso mi rivolgo agli haters che dicevano eh, questa notizia non la Deve dare, non la darà mai questa notizia perché lui è in causa è chiamato in causa? No, noi invece lo abbiamo fatto sempre e sempre lo faremo perché noi siamo una grande comunità, vogliamo condividere con voi quello che ci capita, anche perché diventa spesso motivo di confronto, di riflessione, di crescita. Qualche volta, quando non siete eh, manchevoli di rispetto e di civiltà, a noi fa sempre piacere anche apprendere cose negative. Nei nostri confronti. Dimmi Tino. direi una cosa mi volevo dire come al, a parte della community che non ci può vedere. Ah, diciamo, sentiamo, eh. sentiamo. Noi. Ce ne cadendo tipo. No, che cazzo se <ride> cade a mare, poi è davvero? No, mi fai da questo eh, lato. No. Perché, se no è profondo <ride> Brava, veramente eh. il mare. E noi ce ne foto altamente. Cose. No. di un per, certo tipo. tipo ah. delle persone che degli haters, come li chiami tu? Degli eh, Quelli che a, sì, a prescindere oggi. Sì, odiano. che proprio sì, te, te tengono su, tengono su, sul piffero. Eh. eh, te, te lo sul piffero, a noi non ce ne frega niente. Quello che a noi interessa. E la nostra community che Assolut è differente, differente. No, ed, è anche, ed è assolutamente differente, fatta di gente che capisce, ed che ed anche, ha cuore. No, ed è anche il rispetto delle regole, perché eh. è giusto che le regole si rispettino. Noi proveremo a dimostrare, eh, quando ce ne sarà dato il modo, di essere stati nel recinto delle regole e di aver fatto cose che mh, esulano dall'attività giornalistica, esulano dal fatto di... Eh, scrivere qualcosa che poi il lettore fu, fruisce, di cui fruisce il lettore perché eh, sappiamo quanto è importante il rapporto di fiducia, noi abbiamo costruito un'azienda sul rapporto di fiducia tra lettore e eh, giornalisti, dunque siamo, siamo disponibili così come abbiamo ricordato di essere disponibili con la magistratura, saremo disponibilissimi anche con l'ordine dei giornalisti. Dimitino. E agli atti? E agli atti? Quello che abbiamo costruito ah no, sì. con le nostre, le nostre... forze e con la forza di chi ci dà la mano, della nostra community, che sottolineo è differente. Non ti posso Quindi, contraddire perché mi sei testimone in questa storia. Assolutamente. Story. Quindi, non vorrei noi che tu. Noi aiutiamo la persona, noi portiamo avanti progetti che neanche. Li... Che non si sognano vabbè, nemmeno la di pensare. Altre... Vado... non no, eh, no, non andare no, oltre, no, no, resta no. nel seminato, né stare sì. recinto perché questo no, è perché fondamentale. Fiorimo, quindi, quindi speriamo di aver chiarito anche questo. Non ci spaventa, averlo letto anche da altre parti. A noi fa sorridere sempre soltanto il fatto che, così come accade in altri settori, in altre eh, categorie, che ci sia questo corporativismo eccessivo. Se c'è il collega che ha avuto questa sciagura perché non scriverne il nome, eh, così si evita poi magari di, eh, lo dico anche per chi mi ha succeduto, perché una delle cose che abbiamo fatto all'epoca quando io sono stato sospeso è provvedere, provvedere immediatamente a nominare un altro eh, direttore, eh, tra l'altro persona eccellente sia da un punto di vista professionale che umano, quindi anche perché aveva sostituito a me, vuoi eh, <ride> vedere che beh, anche beh, poteva prendere l'ultimo della terra beh. a fare questo lavoro. Dico Fortunata no? No, Fortunata purtroppo non c'era già più. Ah, eh, so. eh sì, poi vi diremo eh, anche sì. altre cose relativamente a questo. Ma eh, appunto per questo poi si ingenera quel quel meccanismo della diceria eh, e si può pensare che non sia io la persona eh, invece scritta tra le righe no, no, di questo sei... comunicato, Dove... di questi articoli, sono io no. e come sempre affronteremo questa situazione con grande serenità e beccheremo quello che dovremo beccare, diremo quello che dovremo dire e a seconda di quelle che sono le norme vigenti si deciderà quale sarà la mia sorte, fermo restando, come detto, la mio. Approfondimento personale sul sentirsi ancora cosa, no? Eh, vedremo, vedremo cosa vuoi fare da grande. Cosa voglio fare da grande? A 46 anni uno può pensare a cosa vuole fare cosa? da grande. E eh, certo, <ride> è chiaro Però, che deve pensare. Ma veloce, che sei già a 46 anni. <ride> Poi non ti assume più nessuno. Bravo. Hai ragione. O io non posso assumere eh. più nessuno, dipende. O tu non puoi assumere più nessuno. Per ora, solo per ora è quasi tutto. Tino, dai, ricanta ma la ti prego. Come profondo è il mare. Come profondo il mare.